get low when the whistle go. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Taexmot e oggi siamo qui nelle Destiny News. Destiny News molto interessanti che vi vanno a spiegare cosa ci sarà di nuovo, quali aggiornamenti saranno apportati nel nuovo DLC Rise of Iron o Signori del Ferro, come volete chiamarlo. Fino ad ora sappiamo che, come sempre, gli sviluppatori si sono concentrati sul fornire all'utenza una sempre più dettagliata personalizzazione, che va oltre la pura estetica, che si amplia con tutti i nuovi set di armature, aggiungendo una nuova funzionalità allo slot che al momento è riservato all'artefatto. La priorità di Bungie è garantire al giocatore un certo grado di scelta che, in ogni caso, gli permette di compiere significativi progressi all'interno del gioco, senza dover per forza seguire un unico modo di giocare. Tale slot servirà ad ospitare un'abilità specifica intercambiabile per il nostro guardiano, che andrà a combinarsi in maniera unica alla nostra sottoclasse corrente e ai nostri pezzi di armamento. Con il Re dei Corrotti venne introdotto un notevole cambiamento riguardo il sistema di progressione del personaggio, in particolare del livello di luce. Nei Signori del Ferro ci sarà un focus maggiore sui nuovi elementi da scoprire e trovare, con l'obiettivo di permettere a tutti i giocatori di essere a proprio agio mentre si sviluppano i guardiani fino al level cap. Ci saranno infatti numerose armi nuove, armature, corazze di classe, un nuovo spazio ideato come un'arena chiamato Forgia dell'Arconte, di cui ne parleremo dopo, nuovi modi per godersi il crogiolo o, come d'obbligo, una nuova incursione che verrà rilasciata qualche giorno dopo l'uscita dei Signori del Ferro. Parlando degli artefatti nel dettaglio, ne sono mostrati alcuni che fanno riferimento ai campioni dello Stendardo, Perun, Yoldel, Ferwinter e gli altri, con i relativi perk unici, per esempio riduzione dei danni che si protraggono nel tempo, bruciatura per fare un esempio, eliminazione della super in favore di doppia granata e doppia abilità corpo a corpo e maggiore ricarica delle suddette abilità e altre. Il nuovo sistema di artefatti mira quindi a rendere più flessibile il nostro guardiano, garantendo maggiore personalizzazione nell'approccio al gioco stesso. Vediamo ora nel dettaglio le novità che verranno introdotte nel comparto PvE. Partiamo ovviamente dalle missioni storia, che saranno 5, più nuove imprese e taglie, comparirà una nuova zona social, ossia il picco di Felwinter, e una nuova zona esplorabile, ossia le terre infette. Altra novità assoluta è un innovativo spazio ideato come un'arena chiamato Forgia dell'Arconte, come dicevamo prima, dove qui si potranno ottenere ricompense uniche e speciali. Ci saranno poi nuovi assalti e versioni rinnovate dei vecchi, probabilmente con i caduti potenziati da Siva. Concludiamo l'elenco con l'attesa incursione, la Furia delle Macchine, che verrà rilasciato il giorno 23 settembre e sarà il continuo degli eventi narrati nelle missioni. Per ciò che riguarda il comparto PvP, invece, verrà introdotta una nuova modalità chiamata Supremazia, 4 nuove mappe e infine una versione rinnovata e sostanzialmente inventata da zero dello Stendardo di Ferro. È inoltre ipotizzabile una patch che ridefinisca l'equilibrio degli armamenti. Concludiamo l'analisi parlando dei restanti elementi di gioco. Il livello luce verrà alzato ulteriormente, verranno introdotte nuove armi e armature, torneranno vecchie conoscenze come la Kuleo e il Kvostov in versione esotica e comparirà un nuovo item estetico, ossia gli ornamenti. Detto questo, signori e signori, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto stato utile. Se fosse stato così, vi ricordo di lasciare un like, commentare e di iscrivervi al canale. Da Taexmot è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!